Chirico. Ciao, potevo mancare quando c'è tramo, io non manco mai. Ciao, tramo. Anche perché come risponde l'Inter, Filippo? Ma allora, l'Inter risponde con la formazione in questo momento tipo difesa obbligata per i forfè di Bastoni e Pavard, quindi Sommer in porta, Darmian, De Vrij, Acerbi fanno gli straordinari, giocano sempre loro tre. A destra Dumfries, a sinistra Di Marco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan in mezzo con Thuram e Lautaro davanti. Quindi questa è la formazione tipo dell'Inter considerando i problemi in difesa. Politano, palla per Di Psicologica, Lorenzo, ancora Di però un giocatore. Lorenzo, Ma va, ma Sommer, aggredisci sta palla, cazzo. bravissimo, ancora Ma Sommer, aggredisci però sta siamo palla. lenti, ragazzi, siamo veramente lenti. Altra palla persa, Vai, ragazzi! Lobotka, Ci voglio ora, credere. Politano, Rachmani, Rachmani, la respinta di Carlos Augusto, Salto a ragazzi. forte passo. È un bel assedio, in questo Sì. momento. C'è davvero solo una squadra in campo che è il Napoli. L'Inter sta facendo molta, molta Ma no, fatica. va che brutta 10 minuti palla. alla fine, break del Napoli, occhio, vai Gianluca. Quara, sulla destra si è libero Politano, può andare con il sinistro, ancora Politano, si libera il tiro! Madonna. Traversa clamorosa di Politano, mamma mia, una traversa clamorosa. Questa volta Sommer era andato in volo, ma il pallone Tutti i becca la tiri della traversa, Madonna, io non so. una traversa e Se due la parate poste di prende una Sommer bambola, adesso, in 36 minuti, mezza le bambola la state occasionissime del prendendo. Napoli. Che tiro dai 25 metri di Politano. Dumfries, Gol fallo laterale. annullato, gol annullato. Il gol annullato, sì, però. Dumfries mette la palla dentro con le mani, dentro l'area di rigore, saltano in tanti, poi Mkhitaryan, Calhanoglu mette la palla dentro l'area di rigore, Lautaro, la grande parata di Meret! Non c'era fuori gioco! Paratona di Meret su Lautaro che prende posizione in maniera Io ho i dubbi incredibile qua. dentro l'area, sull'uscita di Meret, prova con la gamba alzata a fare un pallonetto, poi c'è l'uscita di Meret, Del Thuram, primo Thuram, tre quarti di sinistra, lato corto dell'area, palla sul destro, Thuram ancora per Di Marco, può provare il cross di ma rallentiamo ancora una volta, arriva il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, Dumfries la mette giù, poi Barella, Ciala! Ma cosa hai fatto? Controbalzo in corsa, non la vede neanche Meret, non la vede nemmeno Meret, un gol strepitoso di Hakan Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu, 1-0 per l'Inter, un gol bellissimo, non so perché protestino i giocatori del protesto Napoli, 1-0 per per un l'Inter, un fatto gol assurdo di Çalhanoğlu che di corsa arriva da dietro, fuori arriva gioco passivo, la palla gli protestano. arriva addosso, tiro di controbalzo, Meret No, non la il può gol. vedere questa palla, dentro nel sacco, No. 1-0 a Çalhanoğlu. Osimhen la tocca, attenzione, la Amassa fa proseguire, ancora, Sommer! Sommer! Cosa para Sommer? Adesso Mamma, dagli ancora due. Sommer, Parata ragazzi! Parata Clamorosa di di Sommer, Sommer. ma proteste del Napoli per un Dai, intervento su penalty check, Osimhen. dai. Attenzione, attenzione, La attenzione. vogliamo rivedere? No, ma La vogliamo ragazzi, non puoi rivedere? dare rigore, dai, Fa non lo tocca vedere? nemmeno. Aia, non lo tocca nemmeno, No, virgola. dai, ma non sarà mica Non lo rigore quella tocca nemmeno, roba! virgola. Questa è la caviglia. Ma dai! Non lo tocca, no, nemmeno vuol dire che non la tocca. Ma Sommer, una grandissima dai! parata, ragazzi, Sommer. Ma la piglia? Piccolo Barella! Dai, ragazzi, il cross è di Lauti? Il cross è di Lauti? Il cross, no, il pallone di Lauti, sì, a rimorchio Barella, destro. Destro e sinistro. Bellissimo gol di Nicolò. Dai, ragazzi, dai. 2-0 per l'Inter. Che gol, Grande gol ragazzi. dell'Inter, grande gol di Nicolò Barella che fa veramente lo slalom nel cuore della difesa del Napoli. 2-0 Inter, momento decisivo della partita, momento fondamentale per la fuga Guardatemi. dell'Inter. Carlos Augusto, Carlos Augusto entra in area di rigore, c'è Thuram in mezzo da solo! L'intervento decisivo di Østigard in chiusura che anticipa il francese che era già pronto a mettere il piede per segnare. Che intervento di Østigard, ragazzi! Poi c'è fallo di Carlos Augusto, calcio di Mamma punizione. mia. Gianluca, se il Napoli non sta attento, rischia di pigliare l'imbarcata, stasera. Sicuramente, sicuramente, bisogna stare molto attenti, anche perché stavo dicendo, il Napoli, al di là di aver subito psicologicamente prima il gol nel finale di Çalhanoğlu e adesso il KO di Barella, e anche fisicamente, la famosa ora di gioco è passata e si vedono immediatamente i frutti. Acuita ovviamente dall'aspetto psicologico. Ma il Napoli in questo momento è fermo in campo. Guarda lì, tu non sei? Tutti fermi. Guarda lì, tutti fermi. Raspadori. Tutti. Eh sì, vabbè, adesso entrano un po' di forze fresche, entrano Sai cosa ci Raspadori, vuole? Ciolito,
non so se Zielinski può entrare, anche perché Politano tanto Anghissa non ce la può fare. La Frisdoffer può andare in fondo in area di rigore, dove Frisdoffer pallone a rimorchio per Lautaro! No, ci va troppo molle Lauti, un rigore qua, in corsa! La spara alta sopra la traversa con il sinistro. Stai, campo vedere. Aperto. Dumfries è bravo questa volta andare fino in fondo a vedere Lautaro che arriva in corsa. Lauti arriva da rigore, prende il piattone, se la mangia da qua. Guarda, il nostro cross alla destra, vai dalla in destra. In mezzo Lautaro arriva qua, tiro le stelle. Ma era un rigore in movimento. Era un rigore in movimento. Sì, va a calciare praticamente dal dischetto del rigore. Sapere che era così bravo, mica mi alzavo tutte le volte. Chiamavo. Infatti l'hai fermato subito lì. Ho trovato anche un ruolo aggiuntivo per Fusato. Mi sembra. Mi fai vedere il gol di Barella? Sì, il gol di Barella. Scusa, già che ci siamo, sentiamo le competenze. Questa è così. Aspetta. Qua Lauti sbaglia. No, c'è fallo, vai. Allora, c'è stato un lancio, un colpo di tacco di Carlos Augusto, Lautaro, cross in mezzo, Barrera arriva, fa una serpentina e la mette dentro in mezzo a due centrali del mare. Ma Marini, sei un artista. La serpentina. Un movimento un po' isterico però, della mano, è la serpentina di Barella. Va bene. Dai, che c'è campione, recupera l'Inter, limitare di rigore. Carlos Augusto trova Mkhitaryan, il cross in mezzo, Thuram, palla per Barella, che prova il sinistro. Ora il Napoli non difende praticamente, o comunque è lungo, anche nelle zone difensive, copre poco gli spazi. L'Inter qua recupera palla, grande palla di Carlos Augusto per Mkhitaryan, che bravo a mettere in mezzo. Ostigard comunque ovunque è sull'uomo in mezzo all'area. Sì, è un calcio d'angolo, non lo so ragazzi, c'è Ostigard ragazzi, il mitico Ostigard in area di rigore. Ricordo che segnò con Real Madrid di testa. Che cosa fa Sommer? Era fuori gioco, ma comunque non toglie nulla a quello che ha fatto Sommer. Mamma mia ragazzi, Sommer cosa aveva preso a Osimhen? A sono mezzo contento. Centimetro dalla porta, colpo sicuro di testa di Osimhen. Fuori gioco. E cosa fa Sommer ragazzi? Mamma mia. Oggi non fa il gol neanche se gli sparo. Sono proprio contento per Sommer. Oh. Guarda. Lautaro dietro per Di Marco, siamo sulla tre quarti offensiva di sinistra. Barella, attenzione che sono tre giocatori del Napoli. Barella va via in mezzo. Largo c'è Cuadrado che chiede palla, servito. È tutto solo Cuadrado, può entrare in area di rigore. Tiro cross, Thuram! Marcus! Thuram! La chiude! Marcus Thuram! Chi la chiude? Adesso ve la trovo. Chi la chiude? Cos'è? Marcus Thuram! Thuram! 3-0 per l'Inter, assist di Cuadrado, tap-in di Thuram, 3-0 all'85esimo. E qui l'Inter scuce definitivamente lo scudetto dalle magliette del Napoli e probabilmente per qualcuno, potrebbe essere una chiave di lettura, inizia a fare le misure sulla propria di maglietta con la giocata di Barella per Cuadrado che va a pescare tutto perfettamente buono, Thuram. Marcato a vista. Partito via, smarcato a vista. Finisce qua, Napoli 0, Inter 3, ritorniamo primi in classifica e insomma diciamo che chiudiamo un miniciclo come meglio non si poteva. Beh, io credo che l'Inter abbia dato un segnale di forza, di superiorità un po' a tutto il campionato, adesso con tutto il rispetto per la vittoria della Juventus a Monza, però insomma vincere 3-0 in casa dei campioni d'Italia... Insomma, io credo che in questo momento l'Inter debba essere considerata la favorita per il campionato. Cioè, dopo una prova così netta, così... Era già prima. Così, questo da mo'. Cioè, non lo so. Franco. Chissà chi scende invece dell'Inter straripante di stasera, Filippo. Allora, su Sommer, 8. Sì. Non ha preso gol perché la difesa, per carità, nel secondo tempo è andata molto meglio del primo, il centrocampo ha fatto meglio, ma lui ha avuto 4 interventi da fare, tutti molto impegnativi. E gli ha parato tutti i palloni. E tra l'altro aveva parato anche quella su Osimhen, che era in fuorigioco da mezzo metro sulla, cioè, dalla riga, no? Quindi Sommer è incredibile, secondo me è il migliore in assoluto. Metto su Barella, perché il gol del 2, a parte che ha giocato molto bene, soprattutto nel secondo tempo, dei tre nel primo tempo è stato il migliore, tra Calhanoglu, Mkhitaryan e lui. Poi abbiamo messo su Calhanoglu perché ha fatto quel gol clamoroso, però tra i tre era il migliore. E nel secondo tempo ha confermato, ha fatto il gol del 2-0 che è bellissimo, sia l'inserimento che il dribbling, e poi ha l'apertura per il gol del 3-0 su Cuadrado e l'assist di Cuadrado. Quindi Barella 7,5 e poi
Allora, secondo me Çalhanoğlu per quel gol che ha aperto la partita dovrebbe andare su. Però ci sono anche tantissimi altri giocatori, io non posso non mettere su Acerbi, certo. Perché Acerbi ha fatto un'ennesima, Osimhen al di là del contatto in area di rigore, colpo di eccetera. Testa, solo colpo di testa quello che è uscito. All'89esimo sì. Sul 3-0. No, colpo di testa quello, che è schiacciato, che è uscito, sarebbe... Non quello che era, poi era fuori gioco. Quello che ha spizzato di testa. Dico all'85esimo sul 3-0. Cioè, quello ha lasciato. Quindi... E ci sarebbe magari da dare anche un bel voto a Carlos Augusto. Perché comunque. No, va bene, però tra i tre, sì, diciamo, tre, tre, cioè, quelli... Acerbi 7,5 sicuramente. Per